A tutti dalla TG regionale per sordi. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, in occasione dei lavori del Consiglio regionale, tornando a sostenere la necessità di introdurre l'aumento dell'IRPEF a causa del mancato arrivo delle risorse del payback sanitario da parte del governo, ha detto il maxi emendamento si sta profilando sempre di più come una misura necessaria di fronte a questa mancanza da parte del governo di riconoscere quei 420 milioni di euro che sono un credito della regione. Poi ha ribadito di voler fare una task force per valutare le risorse della sanità, arrivando ad una necessità di equilibrio. E sempre sul problema, diciamo, economico, parla anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dice i fiorentini l'hanno già capito, la strategia elettorale del centrodestra su Firenze e altre città è cercare di togliere ossigeno alle amministrazioni di centrosinistra, ma questa strategia sarà un clamoroso autogol, ha detto il primo cittadino fiorentino durante l'incontro con la stampa per gli auguri di Natale. E il sindaco Nardella ha fatto anche un po' un bilancio di quanto fatto. Questo sarà il suo ultimo Natale. Il 2024, ha detto invece, per quanto riguarda il futuro, sarà l'anno dell'aeroporto, perché entro la metà dell'anno prossimo avremo la VIA e la VAS, quindi la valutazione di impatto ambientale e la valutazione strategica sul nuovo aeroporto. Poi, entro l'estate, potranno cominciare i lavori sul terminal e sulla pista. Secondo il sindaco, inoltre, il 2024 sarà l'anno delle tranvie. Finiremo la linea Libertà-San Marco e saranno cominciati i lavori della linea di Bagno a Ripoli. È stata approvata la delibera finale in giunta proprio ieri mattina. E le prime due opere saranno il parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli e il nuovo ponte. Il Tribunale di Livorno ha condannato Fincantieri al risarcimento di più di 500.000 euro per la morte di un operaio deceduto a 76 anni per un cancro ai polmoni di origine professionale provocato dall'amianto. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale Amianto. L'operaio per 21 anni è stato scalpellinatore, carpentiere e manutentore allo stabilimento di Livorno, rimanendo esposto in modo costante alla fibra. Ora il Tribunale condanna l'industria navalmeccanica al risarcimento dei familiari per una cifra totale di 500.000 euro per la moglie, per i danni subiti personalmente, per la perdita del compagno con cui aveva condiviso più di 50 anni di vita insieme, e per i loro due figli come risarcimento danni non patrimoniali sofferti dalla vittima. Il portone del comune di Arezzo è stato imbrattato ed è scattata la denuncia. La scoperta è stata fatta da un dipendente al momento dell'apertura. Quando gli uffici hanno iniziato la loro attività, tutto era però già stato tirato a lucido. Polizia di Stato e Polizia Municipale indagano, il portone sarebbe stato sporcato durante la notte. All'esame le immagini della telecamera di videosorveglianza.
4 condanne con patteggiamento per la morte di Sabri Jaballa, operaio 22enne di origine tunisina, residente a Prato, inghiottito dal macchinario al quale stava lavorando. Il fatto, avvenuto nella fabbrica Mille Fili a Montale, risale al 2 febbraio 2021. Il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Pistoia ha accolto le proposte di patteggiamento presentate dai dirigenti dell'azienda, chiamati a rispondere di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. Dopo il ponte dell'8 dicembre, che ha segnato per le strutture ricettive un tasso di occupazione superiore all'80%, con oltre 100.000 pernottamenti, anche per il periodo delle festività di Natale è atteso un importante aumento dei flussi turistici a Firenze. Le richieste di prenotazione nelle strutture alberghiere vedono un aumento del 5,3%. Sono sempre in crescita, ma più contenute anche le richieste alle strutture extraalberghiere, con un più 3%. In totale si stima che il movimento turistico a Firenze aumenterà del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In prevalenza si tratterà di turisti stranieri. Il 25% dei pernottamenti sono attesi per i giorni di Natale, il rimanente dopo il Natale, per la fine dell'anno e per l'Epifania. È quanto emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze. Ora si può brindare, la decisione ufficiale definitiva, le trivelle non arriveranno a cercare la geotermia a Scanzano, in provincia di Grosseto, in Maremma. Possiamo tirare un sospiro di sollievo. Lo annuncia Maria Bice Ginesi, sindaca del paese maremmano, riguardo alla conferenza dei servizi della Regione Toscana, che ha scritto appunto la parola fine. E la sindaca ringrazia tutti coloro che si sono impegnati in una battaglia lunga 7 anni. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno o poco nuvoloso, con locali banchi di nebbia, addensamenti in mattinata sull'Appennino, venti deboli, mari mossi sul settore settentrionale, pochi mossi su quello meridionale, le temperature minime quasi stazionarie o in lieve calo e massime in lieve aumento. Ed è tutto anche per questa sera, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata con Toscana TV.